Buongiorno dai canali social di Per Sempre Napoli, con appuntamento con il format 11 minuti con, in collegamento con noi da Londra, Antonio Marchese, che è il direttore del sito calcioalondra.com. Ciao Antonio. Ciao Renato, ciao a tutti i nostri ascoltatori. Senti Antonio, allora una curiosità che mi nasce, mi è nata qualche minuto fa, organizzando la diretta con te a Londra. A Napoli hanno pianto, in Argentina hanno pianto per la morte di Diego Armando Maradona, una morte che si sta avvolgendo di mistero, ma che continueremo a seguire con molto interesse. Però certamente non così in altre città del mondo, e soprattutto Londra, suppongo, perché Diego Armando nei confronti sul campo. Nei confronti della nazionale inglese ne ha combinate qualcuna, certamente non è scesa, non è stata presa molto bene dai tifosi inglesi. Quindi la notizia come è stata presa e i giornali, la stampa come ha trattato, questo avvenimento? Allora, hai perfettamente ragione Renato, se a Napoli hanno pianto, in Argentina hanno pianto, anche in Italia hanno pianto. In Inghilterra la notizia ovviamente è stata presa come, insomma, la scomparsa di uno dei più grandi numero 10 di tutti i tempi. I giornali inglesi col solito English humor ci hanno un po' calcato la mano, quel famoso gol di mano, no? La mano di Dios fa ancora male a tutti gli inglesi. Però diciamo che c'è stato comunque un grande rispetto. I titoli dei giornali poi sono sempre anche abbastanza impietosi, no? Abbiamo visto anche in passato come i giornali francesi si sono espressi riguardo alcune polemiche, sia italiane che inglesi, però poi io leggendo personalmente i giornali ho trovato tanto garbo, molto rispetto. Alcune fermate della metro di Londra, per qualche secondo è scomparsa anche appunto la scritta con la destinazione, hanno messo adios, ovviamente riferendosi a Maradona. Quindi insomma, come hai detto tu, una morte ancora un po' avvolta nel mistero, però non c'è dubbio che Maradona sia stato un punto di riferimento per tutti, soprattutto per Londra, la città del calcio. E nella scorsa giornata di Premier League c'è stato anche qui il minuto di silenzio, appunto, con la foto di Maradona nel big screen. Quindi insomma, anche qui, magari in maniera un po' diversa, però si piange la morte di Diego Armando Maradona. Sì, sui campi abbiamo visto comunque che le squadre inglesi hanno osservato il minuto di silenzio e l'abbiamo visto, vabbè, italiano ha guidato per un biennio la squadra del Napoli, un Ancelotti abbastanza commosso. Ricordiamo anche delle scene di sua arrabbiatura quando il Napoli metteva sotto il suo Milan. Con delle partite stupende giocate da Diego Armando Maradona e dai suoi compagni di squadra. Del resto anche in Italia, da Roma in su, hanno calcato la mano, parlando non tanto del giocatore ma dell'uomo, che sono polemiche sterili perché, come già abbiamo detto in altre circostanze, se Maradona ha fatto del male, lo ha fatto solo a se stesso. Esatto. Antonio, senti, oggi c'è il nuovo turno, l'ennesimo turno di Coppa di Champions. Sono impegnate anche, oltre le due squadre italiane, Atalanta e Inter, sono impegnate anche due squadre inglesi, Manchester City e il Liverpool. Parliamo prima delle due squadre inglesi, come stanno messe in classifica, che cosa si aspettano da questo turno e poi delle due italiane. Allora, guarda, il Manchester City arriva da una partita formidabile, vinta in campionato 5-0, sostanzialmente è già passato il girone, questa sera contro il Porto in Portogallo dovrà solamente confermare la prima posizione, quindi come dicevamo nello scorso appuntamento anche con Fabrizio Gerolla, il City che deve assolutamente riscattarsi in Champions League perché è la coppa dalle grandi orecchie fondamentalmente che manca ai Citizens da tanto troppo tempo, e anche insomma gli investimenti fatti dagli sceicchi arabi negli ultimi anni propenderebbero a vincere la Champions League, anche se io, come ti dissi in tempi non sospetti, la vedo un po' dura perché ci sono tante squadre, non tanto con più blasone, però più esperte, almeno per quanto riguarda il campo europeo. Liverpool, che arriva da un bruttissimo pareggio, sofferttissima partita a Brighton, dove i Seagulls, il Brighton,
agguantato il pari nel finale proprio all'ultimo respiro. Liverpool, che tra l'altro nell'ultima di Champions ha perso con l'Atalanta Sì. ad Anfield, quindi aggancio alla seconda domanda: l'Atalanta che in campionato zoppica, non è più l'Atalanta dell'anno scorso con Super Gasperini, insomma, l'Atalanta che andava su tutti i campi e vinceva 5, 6, 7-0. In Champions League, però, ha ancora buonissime possibilità di qualificarsi e dovrà anche guardare, insomma, con un occhio di riguardo Liverpool-Ajax, appunto, di questa sera. L'Inter è sempre il solito discorso, va a corrente alternata, vince contro il Sassuolo, che è probabilmente la squadra più in forma nel campionato, però ha perso in casa con Real, probabilmente compromettendo quasi in maniera definitiva il passaggio agli ottavi. L'Inter non è ancora eliminata, però questa sera non batte i tedeschi del Borussia Mönchengladbach, sicuramente è fuori ed è un fallimento. Continuo a dirlo che almeno agli ottavi di finale con la squadra che all'Inter ci deve arrivare, molto dura, però Conte ci deve provare. Poi vabbè, le voci di un esonero, se l'Inter perdeva Sassuolo, secondo me sono abbastanza sterili perché serve una progettualità. Hai preso Conte 12 milioni all'anno, sei arrivato in finale di Europa League, dagli un po' di tempo. Certo che se poi anche alla fine di questa stagione l'Inter non dovesse vincere nulla, ci sta che il presidente pensi a cambiare, però per il momento secondo me Conte rimane all'Inter. Sì, però dobbiamo dire che comunque sia l'Atalanta sia il Liverpool non sono le squadre dell'anno scorso, ovviamente, quindi in qualche modo stanno faticando nei loro campionati. Per quanto riguarda l'Inter, mi sorge spontanea una domanda: ma Conte è un allenatore da Champions? Perché anche nella Juve non è che abbia brillato molto quando era alla guida della Juve, insomma. C'ha qualche problema con questa coppa? E allora guarda, sicuramente il non aver mai vinto in Europa è una cosa che compromette un po', no? Quando alleni soprattutto una squadra come l'Inter che ha vinto l'ultima Champions League con Mourinho, quindi aleggia sempre questa cosa un po' di Mourinho. Allora, io devo dirti che secondo me Conte è un grandissimo motivatore, è un uomo spogliatoio straordinario, è un allenatore che riesce a convincere i presidenti a comprargli praticamente tutti i tipi di giocatori. Lo fece anche al Chelsea con Abramovic, l'ha fatto anche alla Juve, l'ha fatto anche all'Inter, che obiettivamente negli ultimi anni ha comprato tutto il possibile. Ha voluto Vidal e l'hanno preso a tutti i costi. E hai ragionissima nel dire che in Champions League Conte è un pochettino latita, ma soprattutto perché in Champions non può giocare come in Serie A, quindi questo famoso 3-5-2 abbottonato con poi le ali che nel secondo tempo attaccano, ti scopri e prendi gol dal Real, non funziona. Quindi secondo me o cambia modulo tattico, sperando che poi ovviamente per il panorama calcistico italiano l'Inter ce l'ha agli ottavi, oppure la vedo molto dura. Secondo me serve quasi un miracolo, perché poi anche il Real, anche il Borussia sono degli ossi duri. Però sono d'accordo con te che Conte in Europa non è lo stesso Conte che vediamo, che abbiamo visto in Premier League, abbiamo visto in Serie A, perché è rimasto a bocca asciutta. E parentesi rapidissima, anche nella finale di Europa League col Siviglia, giocata l'anno scorso, quando l'Inter perse 3-2, ha dimostrato un attimino di immaturità, perché col gol di vantaggio dopo il rigore di Lukaku forse era il caso di abbassare un po' di più il baricentro, mentre Conte è andato alla ricerca del 2-0 e poi sappiamo tutti come è andata a finire. Quindi hai ragione quando dici che Conte in Europa deve ancora dimostrare. Qua il discorso siamo in chiusura, comunque il discorso si potrebbe allargare al fatto che il calcio italiano poi sostanzialmente non è adeguato al calcio europeo internazionale, o sbaglio, eccetto i risultati che sta ottenendo la nazionale guidata da Mancini, che sta inanellando una lunghissima serie di risultati positivi, insomma. No, hai perfettamente ragione anche su questo, a parte la nazionale di Mancini che ha stupito un po' tutti, però in Europa le italiane, ma se tu guardi anche la Juventus, la Super Juventus, 9 scudetti di fila con Cristiano Ronaldo, non è ancora riuscita a vincere la Champions League, quindi io ti concludo con questa cosa, mentre le inglesi, le spagnole, il Bayern Monaco, quindi le squadre che arrivano dalla Germania arrivano sempre in fondo, Spagna con Barça Real. E Liverpool ha vinto la Champions contro il Tottenham. Insomma, l'Italia è un po' che non dice la sua in Europa. L'anno scorso ne aveva avuto la possibilità, però l'Inter purtroppo ha perso 3-2.
Vediamo quest'anno, perché quest'anno la Juve, come tutti gli anni, parte per vincere la Champions, però da quello che vedo in campionato, oddio, non mi sembra che neanche quest'anno sia l'anno buono. Sì, abbiamo parlato della Juve, proprio in chiusura, il risultato, vabbè che il Benevento ha giocato abbastanza bene, però il punto che si è diviso domenica, cioè sabato con Inzaghi, la squadra di Inzaghi, comunque denota che la Juve è ancora in una fase di costruzione, ma in una fase non avanzata, cioè nel senso che c'è ancora da mettere chilometri nelle gambe dei calciatori e c'è da recuperare comunque anche un campione come Dybala che dopo il Covid sembra che non riuscisse più a riprendere e quindi è una pedina in meno. Poi mettendoci che Cristiano Ronaldo per la prima volta non viene messo in campo per schierato in campo perché per stanchezza, così come ha detto Pirlo, però la mancanza di Ronaldo poi alla fine si fa sentire, quindi è certamente non c'è mai stato dubbio su questo che Ronaldo forse come in altre squadre anche con il Milan, Ibrahimovic, comunque resta pur sempre l'uomo squadra, insomma. Senza Ronaldo la Juve è al 60-70% di possibilità di poter brillare nel nostro campionato, non sbaglio. No, hai ragione anche su questo, ma infatti, vabbè, il Milan ha vinto 2-0, però secondo me contro la Fiorentina più brutta della stagione. In Italia la Juve è Ronaldo dipendente, il Milan è Ibrahimovic dipendente, l'Inter è, anche se col Sassuolo non ha segnato, è entrato negli ultimi 10 minuti, mi sembra Lukaku dipendente, e la Juve di quest'anno male, perché comunque è vero che hai cambiato allenatore, però hai rinforzato ancora il centrocampo. Hai preso Arthur al posto di Pjanic, c'è una squadra che sbaglia tanto, Dybala ha sbagliato un gol clamoroso praticamente calciando fuori da due Infatti, passi. infatti. Secondo me Pirlo deve mettere dentro Ronaldo perché non è più il campionato dell'anno scorso in cui la Juve vince contro tutti, è un campionato molto più difficile e ogni gara è una finale, quindi se Ronaldo è l'uomo più importante che hai, lo devi mettere sempre in campo. Perfetto. Ok, grazie Antonio, grazie per essere stato con noi. Grazie a te, ciao a tutti. Salutiamo Antonio Marchese da Londra, direttore del sito parlando di calcioallondra.it, calcioallondra.it, lo ringraziamo, gli diamo appuntamento per la prossima volta e dai canali social di Per Sempre Napoli, dal format 11 minuti con, vi salutiamo e alla prossima.